momento storico. Dopo tanti anni e 10 anni fermo in questo porto, stiamo per partire, quindi porteremo le Diane Caipirinha del 1975 da Bellier-sur-Mer a Genova. Abbiamo sistemato tutto, non è armata la randa al momento perché dobbiamo controllare l'albero, al massimo monteremo il fiocco che già è pronto a prua e direi che pochi istanti e molliamo gli ormeggi. Con la carena appena pulita a 1900 giri fa 5 nodi e 3, eh? Marcato il confine, in questo momento siamo in acque italiane. Volevo farvi notare questa cosa che mi piace molto. Guardate il timone, in questo momento il timone non ha né un pilota automatico né dei fermi, non c'è assolutamente nulla, ma da che io ho iniziato a parlarvi, ed è sempre così, la barca, vedete, tiene la rotta perfettamente, quindi è molto molto bilanciata. E ciò è una cosa che, specie andando a motore, non è facile, perché l'elica produce una turbolenza sul timone, specie su barche di questa tipologia, per cui è molto difficile che vada dritta. E in realtà, se voi guardate qua, non riuscite a vedere la scia, ma la scia è assolutamente dritta, per cui ottima barca, bilanciata molto bene, brava Caipirinha. Intanto si stanno spostando le nuvole perché il vento le spinge verso nord. Man mano che noi arriviamo, bellissima sensazione, noi arriviamo ed Eolo ci aiuta togliendoci le nuvole. Marina di Andorra da Le Diane, cambio. Avanti Le Diane da Marina di Andorra, cambio. Non so se riuscite a vedermi, io sono... Direzione 50 gradi nord e via, andiamo a Genova per metà pomeriggio, sarò bello. I delfini salutano le Diane.
Alzena. Non potevo non entrare insieme a te nel porto di Genova. Perfetto.